Ma buongiorno! Allora, io stamattina sono felice. Lo so che ci sono le nuvole, però già vedere questo poco sole, pochissimo sole e che non piove, a me mette una gran voglia di fare le cose. Quindi, ragazzi, sul canto del gallo, iniziamo subito a fare qualcosa. E allora vado a togliere appunto le copertine dal divano, vado a sbatterle un attimo fuori e poi le appoggio lì sulla finestra. Tolgo anche quello che c'è sotto a questo contenitore. Diciamo che a me questi divano contenitore, letto contenitore, questi contenitori così a me non piacciono perché ci va a finire. Soprattutto se hai come me degli animali, ti ci va a finire sempre peli, cose e quindi a me non è che piacciono tanto. Infatti, lì sotto ci tengo giusto quelle tre copertine che utilizziamo sul divano e basta. Per fortuna, per la camera da letto abbiamo preso il letto in ferro battuto e non il letto contenitore, perché veramente a me non piace. Secondo me è scomodissimo. Da pulire, le coperte si mettono negli armadi, la roba si mette negli armadi, non c'è bisogno di avere il letto contenitore per infilarci la roba dentro, secondo il mio punto di vista. Quindi già questo pezzettino qua ovviamente ce l'ho, c'era nel divano, però vi dico la verità, a me non piace. Vado poi a darmi un'aspirata agli angoli, dietro le cose, eccetera. Vado a rimettere sotto appunto i plaid. E poi vado a prendere un panno in microfibra appena umido, vado a spruzzarci sopra il Dexal, quello lì molto profumato dell'Eurospin, e vado a dare un colpo sul divano. Così tolto i peli, passato quello, insomma, intanto non patisce perché è in microfibra il divano, quindi non succede nulla. Ovviamente non vado a bagnarlo, nel senso, e non vado a spruzzarci sopra prodotti, lo spruzzo sullo straccio e poi lo passo. Qui sono andata ad aspirare il bordo della finestra e il davanzale perché anche questo è di pietra e quindi si trattiene la polvere. Vado poi a togliere le cose da in giro, vado a dare una spolverata alla veloce col piumino TV con i due pezzettini sotto e vado poi a passare l'aspirapolvere nella stanza. Finito di fare la sala, vado poi a spruzzare con il mio spruzzino con l'aceto i sanitari del bagno. Diciamo che mi sto organizzando un po' così. Un giorno li pulisco con la candeggina, un giorno li pulisco con l'aceto, un giorno li pulisco con un detergente profumato. Così facendo, riesco a mantenerli puliti e anche la rubinetteria rimane sempre lucida e non ha problemi. Vado a pulire anche bene sotto, e ho pulito appunto lo scaldasalviette perché essendo tutto a tubi si riempie sempre di polvere. Comunque vado a dare un colpo in generale qui nel bagno per poi dare un colpo velocemente anche alle piastrelle dietro al gabinetto e al bidet. Passiamo poi dalla parte di qua della vasca, vado a spruzzarmi di nuovo il mio aceto, do un colpo alla veloce, bordi dentro, eccetera, ma è pulito. E anche nella doccia sono andata a spruzzare anche sulle piastrelle, così con la mia doccia vado bene a, poi a risciacquare bene anche.
appunto le piastrelle, in maniera che se c'è un pochino di polvere, eccetera, vada giù. Non mi rimangono segni d'acqua e calcare sulle piastrelle, per fortuna. Allora, ovviamente sono andata a passare il Dyson dappertutto e ho tolto un po' di polvere, diciamo, in giro qua e là. Ho sistemato anche un po' qua. Queste giacche che vedete qua non è perché a me piacciono qua, ma sono quelle due cose e questa che è la mia che utilizziamo per andare fuori. Quindi facendo avanti e indietro finché non c'è l'apprendigiacche davanti alla porta, purtroppo non so dove metterle. Qui diciamo che è abbastanza sistemato e anche in cucina. Ok, quindi adesso andiamo su. Adesso andiamo a dare un'aspirata alla scala. Poi dopo, quando ho finito di fare di sopra, vediamo se riusciamo anche a lavarla, ok? Qua di sopra stamattina ho già aperto tutto e appoggiato le coperte sulle finestre, cioè coperte e lenzuolo di sopra sulle finestre. Le lenzuola le cambieremo domani o altrimenti le cambieremo lunedì. Adesso vedo un attimo. Le ho appoggiate semplicemente lì sulle finestre perché fuori sul balcone diciamo che è bagnato e quindi se le vado a mettere fuori sul balcone mi si bagnano. Allora ho detto vabbè, facciamo che le appoggiamo qua e così prendono aria bene e via. Adesso vado a fare il mio letto e poi quello della stanza dei bambini e poi appunto dopo volevo lavare la scala. Volevo lavare la scala la andrò a lavare però con una spazzola dura perché lì né lo straccio né il mocio vanno bene, ma comunque lo vediamo dopo perché è di pietra che lo facciamo magari insieme. Adesso io stacco perché tanto sapete come faccio i letti, inutile tenere acceso. Ovviamente anche dai bambini ho tolto tutto da sopra il letto e l'ho appoggiato sopra alle finestre, come vi dicevo. Adesso io appunto vado a sistemarmi grosso perché più o meno è sistemato, non è che poi ci sia proprio casino proprio tutti i giorni, però insomma bisogna dare una sistemata. Vado a darmi una sistemata qua e poi andiamo avanti. Ora qui è sistemato. Qui i gatti uno dentro e uno fuori che si guardano. È sistemato. Qui è sistemato e qui anche. Adesso sono le 11, è mezzogiorno meno 20. Vediamo se riusciamo sicuramente a lavarci questa piccola scala, eh. Allora, prima di lavare la scala, mi è venuto in mente che volevo pulire il filtro della lavatrice, siccome è da Natale che l'ho messa su, diciamo da dopo Natale, subito dopo Natale, il filtro non l'ho mai pulito. Adesso metto la roba che era già dentro le ceste, così poi gli facciamo fare un lavaggio di pulizia. Vediamo, io ragazzi il filtro non l'ho mai aperto e infatti si vede. Ok. Vediamo
vediamo come si fa. Qua ti dice di tirare fuori il filtro QIR. Ottimo. Stacchiamo l'interruttore qua della corrente perché ho l'interruttore lì sopra, sperando di non allagare la casa. Io non so se è come le vecchie lavatrici, che lo stesso esce l'acqua, sì, quello sì. Mannaggia, aspettate un attimo che vado a prendere della carta. Anche perché la roba che lavo comunque ci sono dei peli, quindi infatti il nostro filtro è sporco. Ok, meno male che l'acqua è finita, lo lavo un attimo. Vedete che è proprio sporco. Lo lavo e lo rimettiamo su. Vado a buttarci sopra un po' di sgrassatore, così si pulisce bene il nostro filtro. Che poi dovrò prendere il giro di fare una volta alla settimana, in maniera che la lavatrice poi si mantenga pulita. Eccolo qua, e vado a reinserirlo, se ce la faccio lo vado a rimettere. Ok, questo tubetto probabilmente serve per non fare il casino che ho fatto io, credo, adesso poi ci andrò a guardare sulle istruzioni. Ok, cioè probabilmente da lì ci metti sotto qualcosa, ti esce l'acqua, credo, perché non credo che si faccia così come ho fatto io, nel senso che credo che ormai queste lavatrici qua abbiano un altro sistema, perché se no, ma credo sì, infatti. Esatto, lo fa vedere qua sul disegno. Svitare un goccino il tappo, tirare giù il tubo e aprirlo, fare uscire l'acqua in un contenitore e poi andare a togliere il filtro. Ma va bene, così lo sappiamo per la prossima volta. Ovviamente, non avendolo mai fatto, non lo sapevo. Quindi va bene lo stesso. Adesso, visto che è vuota, andiamo a fargli fare quel lavaggio cura lavatrice. Allora, anche qui poi dovrò prendere un prodotto apposta per fare questa cosa qua. Adesso vediamo un po' lei che cosa fa. Pulizia del cestello, pulizia oblò e cestello. Vediamo che cosa fa. Facciamo così e la lasciamo pulire, così anche la nostra Beatrice è pulita. Allora, abbiamo mangiato e ho lavato i piatti. Mi sono fatta cuocere delle patate, le ho appena scolate, per fare il purè per stasera. Ho
Ho fatto cuocere il broccolo, che lo andiamo a mangiare bollito così. Sergio vuole i piselli spezzati, poi cotti, tipo a purè, loro lo chiamano i mushy peas. Vabbè, andrò poi a farglieli, però quelli vanno fatti e mangiati. Quindi andrò poi a cuocerli stasera e insieme ci andremo a mangiare noi la carne e Sergio i nuggets vegetariani. Quindi stasera mangeremo così. Adesso andiamo a lavare la scala perché sono già le 2 meno 10 e stamattina non ce l'ho fatta, poi mi sono messa a pulire appunto il filtro della lavatrice e adesso sta finendo di fare il lavaggio al cestello, eccetera. Quindi noi andiamo a lavare la scala. Allora, in questa bacinella vado a mettere dell'acqua calda e dell'aceto. Allora, ovviamente queste scale qua una volta andavano a lavarle a sguazzo, sicuramente. Io a sguazzo non le lavo perché anche no, e quindi vado a fare questo lavoro qua. Vado a strofinare tutti gli scalini per togliere appunto le macchie che ci sono. Sono arrivata in fondo, adesso è bagnata con la finestra aperta qua, dovrebbe asciugarsi abbastanza velocemente. E vediamo poi com'è rimasta. Sicuramente una volta le lavavano a sguazzo, avendo giù in fondo la porta aperta, lanciavano una secchiata d'acqua, la sfregavano magari con una scopa dura. E via, adesso diciamo che sarebbe un pochino complicato fare questo lavoro qua. Adesso vediamo poi com'è quando si asciuga. Adesso io la lascio asciugare, scendo però, e vediamo poi com'è. Qualche macchia sarà rimasta di sicuro perché devo tirarmi fuori il vaporetto, quello piccolo. Così vediamo se magari con quello si fa meno fatica. L'acqua è nera completamente, anche perché ogni tanto ci passo il mocio andando e venendo, ma non la pulisci. Adesso andrebbe ripassata, ma ragazzi, io con la schiena sinceramente non ce la faccio. Lasciamo asciugare e vediamo come viene.
Nel caso domani o dopodomani andiamo a darci ancora un colpo. Beatrice, mancano 17 minuti per la fine della pulizia. Io stamattina ero felice perché il tempo sembrava essere un pochino più buono, invece ha già iniziato a piovere, ha smesso, ha riniziato e ha smesso. Speriamo bene. Adesso metto dentro la mia stella di Natale, vado a risciacquare la bacinella e la spazzola e poi vediamo com'è la scala quando si asciuga. Ora, adesso ho chiuso, se no mi si raffredda poi troppo casa. Sono acceso, se no non si vede. Ci sono ancora qui in fondo dei punti bagnati, vedete? Ci sono ancora dei punti bagnati, però vabbè. Diciamo che perlomeno è meglio di com'era. E gli scalini che poi sono asciutti sono meglio sicuramente di com'erano. Lì è bagnato. Andremo poi a ripassarci, a ripassarci, a ripassarci fino a che sarà poi pulita. Nulla. Io penso che anche per oggi questo video può terminare qui. Io adesso tra poco vado poi a prendere i bambini. Volevo andare con l'e-bike, ma piove, smette, piove, smette, piove, smette, non lo so. Vediamo poi. Il tempo di nuovo così fa freschino ed è di nuovo brutto. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio se avete guardato il video fino qui. Vi saluto e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video.